Salvini. Io delle volte amici e amiche faccio veramente fatica a capire Salvini. Perché cambia idea e poi propone cose assurde, cose che riteneva lui cose da matti, ma le propone lui. Vediamo se si sbloccherà Facebook questa mattina che è piantato completamente con questa dichiarazione di Matteo Salvini, questa proposta di Matteo Salvini alla Camera dei Deputati il 7 giugno, che ha proposto una cosa, a mio parere, un po' ridicola, una cosa da matti, come diceva lui, come diceva lo stesso Salvini. Salvini diceva cosa da matti e mo l'ha proposta lui. Vi faccio sentire, appena sarete collegati, cosa ha proposto Matteo Salvini. Le targhe, le assicurazioni sulle biciclette. Cioè, parlano di ecologia questi qua e dicono andate in bici, ma devono complicare la vita alle persone che girano in bici, no? Magari la persona anziana che fa fatica ad arrivare a fine mese, ma deve spendere per mettere la targa e l'assicurazione alla bicicletta. Non se ne può veramente più. Vi chiederai di condividere, appena sarete collegati, vi farò vedere questa dichiarazione di Salvini e poi vi farò vedere invece quello che diceva Salvini, eh? Attendiamo qualche istante, cortesemente, condividete, preparatevi e guarda, ascoltiamo la dichiarazione di Salvini. Sentite, ascoltiamo insieme, guardate. Vedete, lo vedete bene? Lo vedete bene? Ascoltate. Matteo Salvini. Della patente. Il nostro obiettivo è garantire effettività all'impegno di non fare uso di stupefacenti o di abusare di alcolici e superalcolici, rischiando poi di portare morte sulle strade italiane. Ovviamente ci sono altre soluzioni come l'alcol lock che inibisce l'avvio dell'autovettura in caso di stato di ebbrezza, così come abbiamo immaginato una serie di misure volte a sospendere patente di guida in relazione a sistematiche violazioni del codice della strada. Infine, il pacchetto interverrà anche sulla mobilità dolce, sulle due ruote, che non erano disciplinate ovviamente nel 92, prevedendo casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette. Proprio stanotte in provincia di Brescia è stato ucciso un ragazzo che andava in monopattino da un ragazzo che Riascoltiamo, andava in moto. riascoltiamo, Sulla freccia sentite. obbligatoria per poi prevedendo Ascoltiamo di nuovo. che non erano disciplinate ovviamente nel 92, prevedendo casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette. Il Se avete sentito? Ascoltate, è vero. pacchetto interverrà anche sulla mobilità dolce, sulle due ruote, che non erano disciplinate ovviamente nel 92, prevedendo casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette. Proprio sta Quindi, casco, freccia, assicurazione, targa sulle biciclette, i monopattini e le biciclette. E attenzione, perché la sua coerenza è questa. Vi faccio vedere cosa diceva il 1 dicembre 2015 Matteo Salvini. Leggiamolo insieme, non sono matto io, attenzione. Matteo Salvini, 1 dicembre 2015, intanto un senatore PD ha proposto di mettere targa e di far pagare il bollo anche ai proprietari di biciclette. Matti, Matteo Salvini diceva per la targa alle biciclette, Matti diceva, lui diceva Matti. Salvini, esci da quel corpo! Esci da quel corpo, Salvini, ti prego, esci da quel corpo, vi faccio risentire la cosa, quelli appena collegati. Matteo Salvini, prima diceva Matti ai PDini, ai senatori del PD, guardate, diceva Matti. Intanto un senatore PD ha proposto di mettere targhe e di far pagare il bollo anche ai proprietari di bicicletta, Matti. Salvini nel 2015 diceva Matti, è tutto ufficiale, diceva Matti nel 2015. Oggi. Stanotte in provincia di Brescia è stato Sentite, oggi, immaginato una serie di misure volte a sospendere la guardate, oggi dice così. patente di guida in relazione a sistematiche violazioni del codice della strada. Infine, il pacchetto interverrà anche sulla mobilità dolce, sulle due ruote, che non erano disciplinate ovviamente nel 92, prevedendo casco, assicurazione, targa e freccia obbligatoria per monopattini e biciclette. Proprio stanotte in provincia di Brescia è stato ucciso
un ragazzo che andava in monopattino da un ragazzo che andava in moto. Sugli autovelox, oggetto anche dell'altra interrogazione, stiamo lavorando. Dite voi quello che volete, questi qua sono fuori. Questi qua sono fuori. Parla di ecologia, poi complicano la vita, devono sempre complicare la vita, amici. Andremo a piedi. Salvo che non ci facciano mettere la targa nel culo, dietro nel culo la targa, perché a piedi non puoi girare. Scusate il termine, né sedere. Quindi Salvini, targa nella schiena, né sedere, anche assicurazione per poter girare a piedi, Salvini, mi raccomando. Io farei la targa anche per il triciclo dei bambini, Targa per il triciclo e casco per chi va a piedi. Io Salvini farei anche il casco per chi va a piedi, ok? Veramente. È veramente Salvini, mamma mia. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.